Senti questa, nel mese di settembre sono al di sopra delle femmine, io e una donna. Dovevamo andare a cenare in un ristorante là. Lo troviamo nella piazza e posteggiamo, sono le macchinette. Io avevo 20 euro e allora infilo 20 euro, metto che dovevamo stare 4 ore. Totale 4 euro. Questa macchinetta niente fa. Si fottevano le 20 euro. Si avvicina uno d'Isola, mi ha detto ci vede che apposta lo fanno. Noi non ci caschiamo, cascano qua solo i turisti, noi che so che fanno i ladri. Dice no, qua fanno cassa cos'è. Sono serio, negli ultimi giorni mi saranno arrivati almeno 30 fra messaggi, chiamate e commenti, tutti sullo stesso fronte. No, non quello che proprio oggi compie un anno preciso fra Ucraina e Russia. Da più parti mi hanno chiesto di dedicare una puntata dello Specchio a Matteo Messina Denaro, truffato dal comune di Isola delle Femmine. E se me lo chiedete in tanti così insistentemente, chi sono io per tirarmi indietro? Procediamo con ordine. Avete presente sti vocali che impazzano ovunque, l'ex capo dei capi? Tutti lunghissimi e succulenti per il vostro asfissiante bisogno di gossip. C'è quello dove si lamenta per il traffico, per le commemorazioni delle stragi che ha fatto lui, quell'altro in cui si rattrista per la sua malattia, eppure uno in cui difende Putin e smerda Zelensky. Beh, possiamo dire ufficialmente che Berlusconi e la mafia hanno almeno una cosa in comune. Ne è saltato fuori un altro di vocale, ma prima di entrare nel merito chiedo alla regia di mandare un replay di qualche puntata fa, dove io e Valerio Vermiglio chiariamo inequivocabilmente il nostro punto di vista sulla questione. Vai col filmato. Non capisco perché fanno uscire queste intercettazioni. Guarda, divento un opinion leader. Porca puttana. Ma siamo alla frutta. Come genere umano siamo alla frutta. Frutta caffè, ammazza caffè, aggiungerei. Allora, in sto vocale nuovo, il boffin ta minchia, si lamenta perché è venuto a pranzo a Isola delle Femmine con una tizia, ha parcheggiato sulle strisce blu e il parchimetro gli ha fottuto più soldi di quelli che avrebbe dovuto pagare. Ha messo 20 euro per stare 4 orette e si aspettava, anche giustamente, il resto. E ancora aspetta, meschino. Un passante, certamente mio compaesano, informa il boss, all'epoca ancora in incognito, che non avrebbe ricevuto nessun resto, perché quelle macchinette fregano i turisti. Il povero Matteo, indispettito, visto che poverino non arrivava alla fine del mese, è andato a chiedere conto e ragione ad una vigilessa sul posto. Quest'ultima gli ha detto che se sarebbe passato il giorno seguente in caserma a fare la denuncia, lo avrebbero rimborsato. Usicco però si lamenta lo stesso con un suo amico in sta nota vocale, dando alla vigilessa, che non stava facendo altro che fare il proprio lavoro, della frustrata. Che si aspettava? Che la donna prendesse il suo di portafogli e lo rimborsasse di tasca propria? Boh, andiamo alla cosa grave della questione. Abbiamo fregato pure Matteo Messina Denaro? Era il sottinteso compiaciuto di molti dei messaggi che mi sono arrivati. Mi fate paura, picciò. Allora, sono certo che il problema del resto verrà risolto quanto prima dall'amministrazione. Non per rispetto a quello scemo di Denaro, ma per i nostri ospiti più preziosi, i turisti. Ma non c'è bisogno che lo dico io, eh? Sarà già stato preso in considerazione il problema, giusto? Non serve molta tecnologia. Basta aggiungere ai totem una scritta. Pure a penna. Non dà resto. Facile facile. Magari c'è già scritto. Io con questa storia sto cercando di fare un ragionamento. L'altro aspetto preoccupante dei messaggi personali che ho ricevuto, e di quello che ho letto fra screen e commenti vari, sono le cattiverie gratuite che avete vomitato in più direzioni riguardo questa inutile vicenda. Sì, ho letto anche quello, carissimo. Non ti fidare di nessuno che ricevo gli screenshot di tutte le tue conversazioni. Scusate, questa era una cosa nostra. E chi è la vigilessa? E qual è il ristorante? E dove aveva parcheggiato il boss? E quale sarà la macchinetta benedetta? Tutti misteri senza la cui risoluzione si può vivere benissimo. Eppure voi volete sapere! Da me, tra l'altro, io che minchia ne so. Ma che ve ne fotte, scusate. Scoprire queste banalità come influirebbe positivamente nelle vostre esistenze? Ve lo dico io che ci vivo e so benissimo quanto sia pericoloso. Siete finalmente anche voi al centro dell'attenzione, cari compaesani. Si parla finalmente di voi! In un certo senso. Sti cazzi se per una cosa palesemente negativa. Da qualsiasi punto di vista la guardi, tra l'altro. Oh, una persona famosa ha parlato di noi! Male, sì, ma sti cazzi, ha parlato di noi! Parecchi anni fa ho fatto un video per raccontare come spesso a Isola, a prescindere da chi amministra, si tende sempre a guardare il bicchiere più che mezzo pieno. Le cose brutte sono quasi invisibili. A quei tempi eravamo invasi dalla spazzatura, però ci raccontavamo qualche piccola bugia per sentirci superiori. Oh, compa, ti dico solo che fino a 2 giorni fa noi andavamo a mare. Come si mangia da noi? Lo sai, lo sai. E da noi si vive con poco. Ah, ma che mi ancora con questa storia della mafia? Ma dai, quando scendi fammelo sapere, perché mi fa piacere che ci vediamo. Aspetta un attimo, guarda, ti faccio una bella fotografia. Sì, sì, sì. Ti sto mandando la fotografia, va bene.
Oh, ci vediamo presto. Ciao, compa, mi ha fatto piacere. Noi abbiamo l'isolotto, il mare, il ciamonto, tutte cose fantastiche, che tra l'altro non sono mai state merito nostro. Ma per il resto, bicchiere mezzo pieno, pienissimo. Sì, lo so bene che oggi rispetto a quel video ci sono molte più cose che funzionano, ma il mio è proprio un discorso concettuale, che vale per tutti nel mondo, non soltanto per noi a Isola delle Femmine. Se pensiamo sempre di essere perfetti, non progrediremo mai. Raccontiamoci ad alta voce tutto quello che non va, non per sterile polemica, ma per riempirlo sempre un po' di più, quel bicchiere che in fin dei conti pienissimo non è. L'altro giorno ho visto il nuovo film di Colapesce e Di Martino, La primavera della mia vita, molto carino e divertente, un road movie dove i protagonisti girano la Sicilia a caccia dei nostri miti e delle nostre leggende per scrivere un libro. E c'è dentro pure Isola delle Femmine. E no, stavolta non si parla di storielle legate al nostro isolotto, e l'isola non si vede neanche. Siamo stati scelti dal location manager per rappresentare un luogo sia fisico che mentale della Sicilia, la bruttura, l'incompiutezza. E c'è da guardare una merda, dice Colapesce nella scena ambientata, indovinate dove? Alle tribune, mai finite, del nostro campo sportivo. Oh, non significa che Isola delle Femmine fa schifo, eh? Turisti, veniteci a trovare che il problema dei parchimetri è praticamente già risolto. Giusto? Cominciando a considerare quel bicchiere mezzo vuoto, un po' grazie a Colapesce e Di Martino e un po' pure a Matteo Messina Denaro, riusciremo finalmente a crescere. Forse, speriamo, io ci credo. E tu? Non l'ho mai detto, io non ho fatto il militare. E meno male che non ho fatto il militare. Sì, meno male, sai che risate. Perché ti piace lo specchio? Taggami in un breve video dove me lo racconti.